E quale modo migliore per cominciare questa mattinata insieme? Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Mattina Live. Abbiamo ascoltato questa bellissima performance del nostro prossimo ospite che ha portato stamattina, ovviamente, nei nostri studi quest'area di magia, un celebre brano, un suo celebre brano, Senenidagi. Lui è un compositore e un pianista davvero di grande talento e oggi ci racconterà tante cose della sua carriera artistica e quindi diamo il buongiorno e il benvenuto a Mattina Live a Vincenzo Crimaco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti. Come stai, Vincenzo? Tutto bene, tutto bene. Ecco, io ti voglio fare i complimenti per questa bellissima canzone, ma anche per questa bellissima esibizione, per il quale ringrazio anche Salvatore Mondò e tutta la squadra tecnica della regia. Ci hai fatto ascoltare Serenidagi, un tuo bellissimo brano che ha fatto il giro del mondo, ma come è nato questo brano? Com'è nato? Dobbiamo tornare a un anno fa, più o meno. È nato a inizio febbraio il brano. E durante una notte, diciamo, di febbraio, mentre ero in studio, ad un certo punto mi passa per la mente sta melodia. Niente, mi metto al piano, inizio a provare, a girarci intorno, comunque esce fuori questa canzone. Mo, la cosa, diciamo, come tutti i miei brani, il 90% dei miei brani hanno un titolo inglese, Sì. per una questione anche, diciamo, di praticità, di utilizzo magari anche in canali non per forza nazionali, ma anche. In questo caso In invece, questo caso invece il titolo viene dal portoghese. come ti è venuta? In realtà non è venuta a me l'idea, questa cosa qua la devo a una mia amica che si chiama Noemi, Sì. a cui io feci ascoltare, diciamo, il brano, e lei mi fa: guarda, mi dà un'aria di serenità, però chiamarlo serenità, sai, vai di portoghese, serenidade, l'illuminazione. Andiamo di portoghese. Ad un certo punto, sì, il brano comunque inizia ad andare, a funzionare, diciamo, in maniera normale. Ecco perché diciamolo, Vincenzo, questo nome, questo titolo in portoghese poi alla fine ti ha cambiato, si può dire, tante cose. Sì, diciamo che è partito anche dal titolo tutto, perché diciamo l'inizio è stato proprio di un'influencer brasiliana che ha utilizzato questo brano su Instagram, e da lì. Allora, io voglio parlare di te, di alcuni numeri. Sì. 290.000 reel su Instagram, 28 miliardi di riproduzioni totali, è stato nella top 50 brani su Instagram, 200.000 riproduzioni in un mese su Spotify e YouTube. Un successo incredibile, ma tu te lo aspettavi? Assolutamente no, perché avevo, diciamo, fino a prima di un paio di mesi fa, avevo avuto numeri normali, normalissimi, ascolti, Nel tuo diciamo, range. nel mio range, che, sai, quella cosa che ti aspetti da un brano quando lo pubblichi e ti aspetti sempre quella linea lì. Poi, arrivato ad un certo punto, mi arriva questa notifica su Instagram, boom, vado a vedere, di giorno in giorno salivano di 30-40 mila riproduzioni al giorno. A quel punto dico: che Ma sta che cosa è succedendo? successo? E automaticamente, poi chiaramente, ogni canale di conseguenza è salito da Instagram a Spotify, a YouTube. Quindi, E che cosa era successo? che cosa era successo? Era successo che da questo video era partito tutto, e ad un certo punto, poi, dopo il Sud America, perché poi si è spaccato da Brasile, Portogallo, Spagna, Cile, a un certo punto, da un mesetto a questa parte, anche in Italia, boom. La Cecilia Rodriguez qualche giorno fa, gente, diciamo, influencer italiani, attori. Il Immagino fatto che, ovviamente sai, anche la soddisfazione sì, che per te. poi chiaramente non riesco neanche a vederle tutte. Molta gente mi contatta e mi dice: guarda, è stato usato il tuo pezzo in questo video. Sai, io poi vado effettivamente a vedere e mi ritrovo sto pezzo usato. Devo ancora realizzare tutto questo, non è ancora, diciamo. Ma che cosa ha significato per te vedere la tua musica in giro per il mondo? Che cosa ha significato? È una bella cosa, una cosa che nasce dalla tua testa, cioè l'hai là, la metti in atto magari sul piano, però
non riesci, non riusciresti mai a pensare che quella canzone poi magari può suscitare emozioni differenti magari tra di loro, cioè chi prova serenità, chi prova tristezza, chi prova amore, chi prova relax, quindi è bello proprio questa, la diversità delle emozioni che ogni persona riesce a provare ascoltando lo stesso brano. Lo stesso brano, questa è la magia della musica. Sì. Io... Tra l'altro da poco è uscito un altro tuo brano, il tuo ultimo brano, sì, che si chiama Life. Life. Come è nato questo ultimo progetto musicale? Quest'ultimo progetto musicale è nato proprio sulla scia di tutti gli altri brani che sono usciti post Serenidaci, che parlano, diciamo, della vita in generale, delle emozioni. E infatti questo singolo, insieme ad altri due singoli che poi usciranno tra maggio e giugno, anticiperà l'uscita dell'album che poi ci sarà verso settembre-ottobre, che racchiuderà un po', diciamo, tutte queste emozioni che fanno parte della vita. E quindi... Ma come nasce in te proprio l'ispirazione poi che ti porta alla composizione? Come nasce? Allora, diciamo che io sono nato nella musica. Sono nato nella musica perché mio padre è un chitarrista, ha sempre suonato, e quindi, diciamo, sono nato in un ambiente musicale. Mio zio stessa cosa, i miei cugini pure, chi bazzica di qua e di là. Diciamo, quindi una famiglia... fin da piccolo. Esatto. Diciamo, da 2 o 3 anni ho iniziato a strimpellare con questa tastierina piccola a casa, e da lì poi a 6 anni ho iniziato a studiare, conservatori, Napoli, Benevento, lauree, e alla fine, diciamo che... Poi mi sono dato anche un'identità personale, oltre a quella di suonare, diciamo, come tastierista in varie band, la mia band attuale che sono i Bevitori Longevi. E, però, diciamo, porto avanti le due cose parallelamente, quella di tastierista e quella di pianista, con roba, diciamo, personale. Ebbene, noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia questa mattina. Ti facciamo ovviamente i complimenti per questo Grazie. Tuo bellissimo brano che ci hai fatto ascoltare proprio in apertura di questa mattinata insieme. Sto parlando di Serenidaci. Complimenti ancora. Grazie, grazie ancora a Vincenzo Crimaco. Grazie a voi. Piccolo break.